Hai giocato una gran partita, hai salvato ancora una volta sulla linea, però che è successo in quel finale? È un peccato veramente perché sono partite che difficili, lo sapevamo, il Monterosi è un'ottima squadra sinceramente, ce lo aspettavamo, siamo rimasti in 10, abbiamo cercato di difenderci, oggi forse mentalmente, fisicamente non eravamo al massimo, a un certo punto ci abbiamo creduto di portare a casa 3 punti perché eravamo sul 2-0, poi sai abbiamo preso altri 2 gol su calci piazzati, quindi ci eravamo abbassati un po' troppo, abbiamo rischiato anche di fare il 3-0 in contropiede. Gli episodi ci hanno un po', diciamo, punito, però credo che il pareggio sarebbe stato giusto alla fine, quindi onore al Monterosi che ha fatto una gran partita, noi lavoreremo sugli errori che abbiamo fatto, ci siamo abbassati un po' troppo, chiaro che poi quando ti abbassi e vinci sono tutti contenti, purtroppo ci siamo abbassati, abbiamo pareggiato, quindi lavoreremo su cercare di non abbassarci più così tanto. Ecco, il presidente Sebastiani poco fa in postazione ha detto l'espulsione di Jabouat, rivediamo invece l'espulsione non data alla fine su Saccani, 2 pesi 2 misure, oggi abbiamo giocato 12 contro 10 riferimento all'arbitro, tu cosa pensi? Ma l'espulsione di Jabouat non c'era sicuramente, credo che l'arbitro abbia arbitrato bene la partita, però sia mancato negli episodi decisivi, poteva fare meglio perché sinceramente oggi penso che noi avremmo fatto, adesso non dico 5-6 falli, ma sicuramente non abbiamo fatto una partita cattiva, Jabu penso abbia fatto 2 falli, dubbi, 2 ammonizioni così condizionano la partita. E nel calcio di oggi giocare un uomo in meno è molto penalizzante, quindi sicuramente l'espulsione di Jabu non c'era e su Saccani era espulsione. Dobbiamo anche essere più forti degli arbitri e più forti degli episodi perché insomma, sappiamo che a volte può girare contro, speriamo che ci giri a favore nelle prossime partite.